Allora, buonasera a tutti, siete d'accordo direi di iniziare questo nostro incontro. Io sono Francesca Marin, sono ricercatrice in filosofia morale presso l'Università di Padova, sono membro del comitato scientifico della Fondazione Lanza. Oggi ho il piacere di introdurre e moderare questo incontro dal titolo Cultura per la vita della città, che è un incontro promosso dalla Fondazione Lanza nell'ambito dell'attività per gli 800 anni dell'Università di Padova. È un incontro che rientra in un progetto della Fondazione Lanza dal titolo Orientarsi nella transizione. Questo progetto che beneficia del contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo è un percorso che intende proporre delle riflessioni e un confronto sui temi dell'etica nella ricerca scientifica e nella vita della comunità civile. In particolare l'incontro di oggi vuole offrire un contributo di riflessione a partire da due principali interrogativi. Il primo interrogativo è come operano le università per la vita delle città. E il secondo interrogativo legato al precedente è quali principi informano l'agire delle università e in quali prospettive si radica appunto questo agire. Forse potremmo porci un ulteriore interrogativo, cioè il perché di queste domande, e forse potremmo dare questa risposta. La città è sicuramente uno dei luoghi principali dove possiamo toccare con mano le sfide della contemporaneità, ma anche i contrasti sociali. Nella città appunto si palesano questi aspetti, sia le sfide sia i contrasti sociali. In effetti, camminando per le strade di una città, camminando per i quartieri di una città, ma soprattutto vivendo poi questo tessuto, no, cittadino, si possono cogliere i rapporti sociali, economici e simbolici, così come si possono cogliere eventuali ingiustizie e disuguaglianze. Ebbene, diversi studi internazionali hanno dimostrato come alcune strutture, per la loro natura e attività, siano capaci di modificare questi rapporti sociali, economici, simbolici e possano aiutare a risanare le ferite geografiche e sociali dovute appunto a ingiustizie e disuguaglianze. E l'università sembra proprio essere una di queste strutture, perché è in grado di arrecare beneficio alla vita cittadina, creando ad esempio servizi o ancora attraendo studenti che provengono anche da Oltralpe, da altri contesti, provenienti da diverse culture, attraendo non da ultimo professionisti e ancora producendo e diffondendo sapere e competenze. Insomma, l'università può davvero costituire un fattore di dinamismo per il territorio, può aprire nuove opportunità per i cittadini, nonché essere un vero e proprio moltiplicatore di risorse e di prospettive. Forse nelle cosiddette città universitarie, di cui Padova è un esempio, è più facile, no, trovare queste caratteristiche, cioè ravvisare nell'università un vero e proprio attore principale per la vita cittadina. In altri invece contesti magari l'università potrebbe risultare un attore tra i tanti della vita cittadina, no? Spesso non tra i più significativi o magari addirittura in uno stato di isolamento. Ecco che allora torniamo agli interrogativi di partenza, no? Cioè come le università possono dar luogo a una trasformazione urbana positiva. E allora, di nuovo, come operano le università per la vita delle città? Quali principi ne informano l'agire e in quali prospettive etiche si radica l'agire delle università? Questi sono gli interrogativi che abbiamo posto ai nostri relatori. Stasera abbiamo la fortuna di dialogare su questo tema molto rilevante con alcuni esponenti di diversi atenei. Nello specifico, l'evento si articola in due parti, ci saranno due interventi di apertura a cui faranno seguito tre interventi per aree tematiche. Nella prima parte dell'evento
gli interventi saranno focalizzati ad esplorare alcune prospettive etiche di fondo per la responsabilità dell'università per la città. I tre interventi invece per aree tematiche che sono state denominate sotto l'espressione università per la città intendono invece presentare alcuni elementi proprio dell'azione delle istituzioni in cui operano appunto i nostri relatori che provengono da diversi atenei. Io comincio subito a presentare i primi due relatori di questo evento, sono il professor Riccardo Saccenti e il professor Paolo Gubitta. Il professor Riccardo Saccenti è ricercatore in storia della filosofia medievale presso il Dipartimento di Lettere, Filosofia e Comunicazione dell'Università degli Studi di Bergamo. La sua lista di pubblicazioni è lunghissima, io mi limito e chiedo venia fin da subito a nominare una sua monografia dal titolo Confusi dalla vostra scienza, note medievali sul binomio dottrina-ignoranza, La vita felice Milano 2021, ma sarebbero tante altre, quindi mi scuso con il professor Saccenti fin da subito. Il professor Riccardo Saccenti ci proporrà un intervento dal titolo L'etica civile come orizzonte. Seguirà la relazione del professor Paolo Gubitta, che è professore ordinario di organizzazione aziendale presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali Marco Fanno dell'Università di Padova, è direttore scientifico dell'Osservatorio Professioni Digitali e Lavori Ibridi. Tra le sue pubblicazioni ce ne sono diverse attinenti al tema che affrontiamo stasera, anche qui mi limito solo due pubblicazioni, la prima del 2021 dal titolo Organizzazione e Lavoro Purpose Driven, che è stato pubblicato nella rivista Vocazione e Professione, e un altro saggio del 2019 dal titolo Società Benefit e Imprese Familiari, presente e futuro delle organizzazioni ibride. Il titolo dell'intervento del professor Gubitta è Purpose Driven Communities. Adesso lascio subito la parola al professor Riccardo Saccenti, ringraziandolo fin da subito per aver accettato l'invito della Fondazione Lanza. A lei la parola, prego. Grazie dell'invito e grazie della generosa presentazione, troppo generosa. Dunque, quello che cerco di proporvi è un inizio di riflessione sul tema dell'etica civile come orizzonte, e come orizzonte vedremo in che termini credo interessante per riflettere su quello che è anche il ruolo di un istituto come l'università dentro il contesto cittadino, come veniva richiamato nell'introduzione. Il crinale storico su cui ci muoviamo è segnato dall'emergere di fratture di ordine sociale, politico, economico che rendono manifeste le dinamiche di faglie profonde scavate nei decenni e che si sono attivate con maggior forza anche a seguito di eventi e circostanze contingenti, l'accentuarsi della crisi climatica e dei suoi effetti in termini di eventi che investono le comunità umane, la pandemia come evento che ha portato alla luce limiti e fragilità di una pluralità di strutture sociali e politiche, il moltiplicarsi dei conflitti armati con caratteri diversificati e eterogenei. Tutte queste sono forme di una crisi, o se volete di più crisi, che investono vari livelli e si sovrappongono. E se guardiamo al contesto, a questo scenario, appare certamente inadeguata la globalizzazione intesa come modello socio-economico univoco, e questo perché è chiaro che la realtà non è riducibile e confinabile entro i soli rapporti economici e che questi ultimi non sono concepibili solo nei termini di relazioni di creazione e distribuzione di ricchezza che per loro natura risultano efficaci. Appaiono inadeguate le strutture internazionali di fronte al dilagare dei conflitti armati. Appaiono inadeguate le linee di ripensamento delle forme dello sviluppo sociale e economico in direzione di una diffusione di approcci sostenibili. Servirebbe uno scatto in più da questo punto di vista. Ora, tutto questo non è solo consegnato alla dimensione internazionale e planetaria, entra in profondità
dentro il vissuto degli esseri umani, è parte costitutiva dell'ambiente delle città che viviamo. Lo si coglie in un aspetto che certo non esaurisce il modo di essere di questi anni, ma che forse individua quello che è un tratto profondo. Mi riferisco al diffuso senso di timore e paura che queste crisi determinano nell'opinione pubblica di paesi o di intere regioni e che si traducono in paradigmi securitari che modellano e plasmano il discorso pubblico e le iniziative legislative e politiche. Emerge, trasversale a paesi, a ordinamenti politici diversi fra loro, la convinzione che di fronte alle fragilità delle strutture statuali, sociali, economiche, culturali, la politica debba assumersi il compito di salvare dai pericoli reali o potenziali. L'immigrazione allora diventa un problema di sicurezza, i rapporti economici sono declinati nei termini di protezione dall'ostilità dei concorrenti, le relazioni sociali e politiche sono vissute in direzione di una preservazione dalle ingerenze degli altri nel determinare il proprio io. Ora, guardare all'etica civile, avendo davanti questi elementi, consente di ritornare su questo concetto con uno sguardo critico e soprattutto con uno sguardo che credo apra con questo concetto delle prospettive per realtà e istituzioni come l'università. Si tratta infatti di interrogarsi sulla natura dell'etica civile, di questa visione del discorso etico, sulle sue caratteristiche, sui suoi limiti e al tempo stesso di leggere come il rapporto con il presente e le sue dinamiche profonde permette di ripensare tanto la nozione di etica quanto la nozione di città. Allora, allorché Marziano Vidal aveva elaborato l'opzione dell'etica civile all'inizio degli anni 90 del secolo scorso, lo scenario era quello del tornante del 1989, la crisi dei grandi sistemi politici strutturati in termini ideologici e della rapida costruzione dell'organizzazione globale. In quel contesto l'etica civile assumeva il valore di una via per la costruzione della dimensione etico-politica della cittadinanza, evitando l'assolutizzazione di un punto di vista o di un sistema di valori. Vidal proponeva di definire un luogo di riconoscimento reciproco, caratterizzato dalla rinuncia ad ambizioni totalizzanti e dalla ricerca di un minimo comune, morale comune. Quest'ultimo è da intendere non nei termini di un semplice riduzionismo etico e tantomeno come la determinazione di un compromesso fondato sull'indifferenza della dimensione pubblica rispetto ai sistemi valoriali, religiosi o filosofici. Al contrario, per Vidal l'etica civile assume come dato di partenza la natura razionale dell'essere umano e del discorso etico, che è dunque elaborazione che matura nella relazione fra esseri umani e all'interno di una comunità. L'esperienza religiosa, in questo senso, assume un valore essenziale non come elemento di confessionalizzazione del discorso etico, ma come parte essenziale dell'esercizio del confronto razionale, teso a definire i contorni di un'etica condivisa. Più ancora, nella visione di Vidal, il cristianesimo si presenta come esperienza religiosa dalla quale non è deducibile alcun progetto di etica cristiana, ma piuttosto è strutturalmente aperto all'incontro con l'altro e proiettato verso la scoperta di un'etica razionalmente fondata. È una visione nella quale le diverse espressioni filosofiche, le molteplici esperienze religiose sono chiamate a ritrarsi dalla dimensione pubblica per limitarsi alla sfera delle convinzioni individuali e private. Al contrario, il fatto che le credenze morali siano espressione della natura razionale dell'essere umano le rende elemento necessario nella loro diversità per l'elaborazione di quel dato morale comune. A questo Vidal aggiungeva la convinzione che l'etica civile, nel suo essere negazione strutturale di ogni impostazione totalizzante, diviene argine alle tentazioni di assolutizzazione del potere e assume come dato strutturale il pluralismo culturale e morale. L'etica civile infatti suppone un pluralismo delle posizioni etiche, perché solo questo, mettendo in luce la parzialità di ogni punto di vista, fonda l'esigenza del confronto, del dialogo razionale come via per la definizione di un orizzonte morale comune e condiviso. Il pluralismo è al tempo stesso
condizione e fine dell'etica civile, la quale si presenta come unità di convergenze della diversità, delle diverse istanze in dialogo fra loro. Come alcuni studiosi hanno evidenziato a distanza di 3 decenni, occorre chiedersi in che misura questo schema sia ancora spendibile per l'edificazione di un'etica civile. Ad esempio, occorre chiedersi quale spazio riservare alla dimensione politica fatta di istituzioni, di atti normativi, che nel discorso di Vidal sembra essere concepita come una sorta di alterità che l'etica è chiamata a arginare, a limitare, perché sempre tentata da derive assolutiste e caratterizzata da un irriducibile positivismo. Ugualmente occorre approfondire il nodo del nesso fra etica civile e esperienza religiosa, perché l'impostazione di Vidal assume una concezione del cristianesimo come sostanzialmente coincidente sul piano della sua dimensione morale con l'etica civile, arrivando quasi a far coincidere la pratica dell'esercizio della ragion pratica con l'attitudine etica del cristiano. Ora, una rielaborazione del concetto di etica civile, prima di prendere in considerazione questi elementi, non può non misurarsi con una cornice culturale che è profondamente mutata rispetto agli anni 90 del XX secolo. E questo perché il quadro che abbiamo davanti è segnato in modo irreversibile dagli esiti di un tornante antropologico, almeno per quanto attiene il contesto europeo e nordamericano, nel quale si è posto l'accento sull'individuo come valore in se stesso e nella declinazione che ne ha dato uno studioso francese, Olivier Roy, dell'individuo desiderante, usa questo lemma in un testo di pochi mesi fa. La realizzazione di sé è il cuore delle dinamiche sociali e si esprime in una molteplicità di orizzonti, fra loro diversificati, ma tutti accomunati dall'elemento della ricerca di un'identità da affermare. Si tratta di un aspetto dalle evidenti implicazioni politiche, dove trova una sua espressione, ad esempio, come nostalgia, cioè come assolutizzazione di alcuni tratti del passato, l'omogeneità linguistica, modelli sociali come la famiglia naturale o cristiana, eccetera, che tuttavia risultano del tutto destoricizzati, proiettati a volte sulla dimensione del mito. Oppure la dinamica identitaria si declina nel riconoscimento di una pluralità di minoranze, tutte connotate da una condizione di sofferenza rispetto alla maggioranza. In questo caso è il soffrire, ad esempio per motivi razziali, di genere, di religione, a connotare l'identità del singolo. L'identità in entrambi i casi è l'oggetto di un racconto, di una narrazione della propria vicenda, nella quale però non c'è un riconoscimento dentro le relazioni più ampie, prevale la dimensione del sé. Ora, questo approccio alla questione complessa dell'identità che oggi attraversa il discorso pubblico, dal tema dell'identità delle forze politiche a quello dell'identità di genere o razziali, è una traduzione del paradigma securitario, o almeno si può leggere come una traduzione del paradigma securitario, perché si esplicita in una netta distinzione fra l'io e gli altri che mira a salvare il primo dai secondi. Lo suggerisce anche l'esito delle attuali rivendicazioni identitarie, che non si declina sul piano del confronto etico, ma si risolve su quello giuridico dei sistemi normativi e del diritto. Occorre chiedersi che cosa questo comporti sul piano etico e su quello politico, perché quello che si produce è un passaggio immediato dalla dimensione del desiderio, della realizzazione del sé, al piano della legge, che riduce quest'ultima a determinazione di un codice di comportamento fondato non sull'elaborazione razionale, quanto sulla garanzia di sicurezza delle narrazioni di se stessi che ciascuno desidera articolare. L'accento che viene posto sulla dimensione individuale, fino all'eccesso identitario e securitario, richiamato sin qui, esplicita un elemento essenziale per rileggere la nozione di etica civile e coglierne le potenzialità rispetto al contesto che abbiamo richiamato. E questo perché l'evidenziare il valore dell'individuo ha in sé quegli elementi che possono concorrere ad articolare l'etica civile, al netto degli eccessi, direi. Ciascun essere umano, infatti, è un animale morale, perché è dotato di ragione e dunque portato al ragionamento pratico. Al tempo stesso, il valore in sé dell'individuo è un limite sia all'assolutizzazione del potere sia all'assolutizzazione etica, suppone il pluralismo dei valori. E tuttavia, accanto a questo, serve ampliare lo sguardo alla dimensione della relazione,
nella quale l'individuo è riconosciuto come tale. Perché ciascun essere umano è un individuo che ha valore in sé? Perché l'altro sente il dovere di riconoscere tale valore e dunque la stessa affermazione della centralità dell'individuo necessita di un riconoscimento da parte dell'altro, che è atto che fonda la dimensione etica dell'umanità. Questo consente di avviare ripensamenti possibili e fruttuosi del primo dei termini che compongono il lemma etica civile, etica. L'etica non è solo comportamento, è elaborazione, ricerca che avviene attraverso il discorso argomentato e meditato, dialogos, e che mira a delineare più che un minimo comune etico, un insieme organico di principi. Questi ultimi non sono semplici dispositivi normativi, che esercitano un ruolo meramente deontologico sull'agire degli individui. Occorre guardare alla ricchezza polisemica del termine principio per coglierne il valore etico. Principio infatti significa l'inizio, il punto di partenza di una tessitura di relazioni o di una progettualità possibile che si declina sul piano individuale come su quello sociale, economico, politico, culturale. Principio è anche il costituente fondamentale di qualcosa, in fisica è così, e dunque l'elemento che connota una realtà, che la distingue dalle altre e che però la mette in relazione con le altre perché alla pluralità delle cose corrisponde una pluralità di costituenti fondamentali, di principi. E principio è anche quella generalizzazione che fa da criterio guida, che orienta il discernimento, che aiuta a leggere le dinamiche profonde delle cose e che tuttavia non conosce un'applicazione univoca, ma chiede l'intelligenza di elaborare le soluzioni possibili in una contingenza. Il discorso etico così concepito può essere solo l'esito di un pluralismo, perché si fonda sulla presa d'atto della diversità dell'umano come ricchezza, come potenzialità che la nostra razionalità pratica e il nostro essere animali morali ci rende capaci di mettere a frutto. La città, ossia l'altro elemento che compone il lemma etica civile, la dimensione del civile, direi, è ben più di una sommatoria di individui. È spazio creato e posto per esplicitare un altro carattere dell'essere umano, il suo essere non uno spettatore degli eventi e delle relazioni, ma un abitante di una realtà finita, della quale si riconosce parte, ed è l'abitare che fonda la responsabilità come atteggiamento proprio del cittadino, del cives, cioè di colui che vive la circolarità e quasi la polarità fra elaborazione dei principi e spazio abitato. Ecco, credo che rispetto a questa nozione di etica civile si apra uno spazio fondamentale per l'università. Se la città è un luogo da abitare, se la città è il ruolo in cui abitiamo relazioni, in cui abitando quelle relazioni abbiamo una responsabilità di tessere un dialogo, di costruzione di un discernimento di principi comuni, è l'università che è il luogo del discorso razionale, è il luogo del confronto razionale, ha in qualche modo un mandato politico, nel senso della polis, in questo senso. Perché? Perché prende corpo in questa rilettura della nozione di etica civile anche la questione del nesso che lega il piano etico a quello politico. Perché soprattutto credo appaia come il piano politico e la sua espressione sul terreno della normatività e del diritto, delle istituzioni, non è riducibile a semplice risposta ai desideri. Necessita di essere l'esito di una elaborazione della capacità etica dell'essere umano, espressa dalla comunità. E questo pone il problema di come articolare la dimensione politica, come strutturare le istituzioni che fanno la dimensione politica, forse come strutturare anche l'università, come ripensare il nostro essere università dentro questo contesto. Perché serve esplicitare il modo in cui, pur nella chiara distinzione, l'elaborazione dei principi, che è frutto del discorso razionale, può legarsi a un orizzonte plurale senza ricadere nella tentazione di ritagliare nuovi spazi di sicurezza per gli individui, di confinarsi ancora in logiche securitarie. Allora, per concludere,
uno spunto su quella che potrebbe essere un modo di ripensare lo spazio della politica rispetto a questa esigenza etica, anche per l'università. Allora, mi è venuto in mente che una via potrebbe essere ripensare su una scala diversa quello che è il dispositivo del famoso, per i giuristi, principio di Böckenförde riguardo alle caratteristiche dello Stato secolarizzato moderno. Böckenförde, in un testo celeberrimo, osservava che lo Stato liberale moderno e secolarizzato si caratterizza per il fatto che vive di presupposti che non può garantire. Cioè, lo Stato moderno, lo Stato liberale, non può porre i propri principi etici di riferimento, pena la degenerazione nello Stato etico, eppure necessita di essere fondato sul piano dei principi e di vedere fondati sul piano dei principi i suoi punti di forza. Allora, è un'aporia quella che disegna Böckenförde, che lascia emergere due rischi opposti. Quello di fare dello Stato il veicolo di realizzazione dell'utopia sociale, oppure quello di ridurre lo Stato a struttura preposta a soddisfare le attese di vita individuali. E Böckenförde concludeva l'analisi con un'osservazione riguardo allo Stato liberale e al rapporto con la fede religiosa, soprattutto col cristianesimo, che è interessante perché contiene, credo, un dispositivo che può essere esteso ad altre dimensioni, alla dimensione dell'etica civile. Diceva Böckenförde, certo, rispetto all'esperienza religiosa e al modo in cui persone di fede vivono il rapporto con lo Stato liberale. Diceva, il cristiano non deve guardare allo Stato liberale e in qualche modo riconoscersi nello Stato liberale nel senso di riconfigurare un nuovo Stato cristiano, ma invece nel senso che i cristiani comprendono come questo Stato, nella sua laicità, non è più qualcosa di estraneo e nemico della loro fede, ma è l'opportunità della libertà, che è anche loro compito preservare e realizzare. Allora, l'idea che lo Stato liberale e la comunità religiosa si tengono assieme è un'idea interessante, perché lo Stato liberale è l'occasione di libertà della comunità religiosa e la comunità religiosa ha la responsabilità di preservare tale libertà, non solo per se stessa, ma per tutti i cittadini. E questo esplicita una dinamica che può essere traslata in senso molto più ampio nella relazione fra etica e città, che fonda l'efficacia dell'etica civile. La città è lo spazio in cui si fa posto alle distanze e alle diversità. E proprio per questo è lo spazio in cui esercitare la capacità tutta umana dell'abitare. L'etica è l'elaborazione razionale mediante la quale gli abitanti della città scoprono quei principi che uniscono le loro diversità, ne rendono non solo possibile la coesistenza, ma necessaria l'interazione. E dal punto di vista della lettura culturale di questo, il ruolo dell'università diventa centrale, perché l'università è il luogo dell'interazione fra queste diversità. Quei principi etici rendono le diversità ciò che ognuno può mettere in gioco nella relazione dialogica civile, motivata dalla responsabilità verso lo spazio abitato, verso la città. E l'etica civile diventa allora un metodo, se volete, di costruzione della città, che non assume un paradigma univoco, ma elabora un progetto destinato certamente all'incompiutezza, ma è destinato all'incompiutezza perché è vincolato al pensare assieme e proprio perché incompiuto è una proiezione sul futuro. Grazie. Sono stato nei 20 minuti, spero di... Ringrazio tantissimo il professor Saccenti, sia per un rispetto della tempistica davvero impeccabile, e grazie poi per questo intervento davvero ricco di riflessioni. Penso che già da qui si potrebbe aprire un lungo dibattito, però
se siete d'accordo rimanderei il tutto al termine delle varie relazioni. Io ora do subito la parola al professor Paolo Gubitta, che se non erro ci presenta anche delle slide, e il titolo della sua relazione è Purpose Driven Communities. Grazie professore. Bene, grazie anche di avermi invitato. Enrico ha parlato di, hai citato un paio di volte la parola polarità, e le nostre due relazioni ben rappresentano due polarità. Una, tu hai parlato, insomma ci hai illuminato, mi verrebbe da dire, sul tema dell'etica civile, insomma concetti rilevanti, e io proverò a dirvi come trasferire tutto questo nell'agire, e in particolare poi nell'agire che le persone esprimono attraverso anche il lavoro. Prima polarità. La seconda polarità, hai citato più volte l'etica civile, e qui però siamo anche nella casa dell'etica delle professioni, giusto? Quindi l'etica economica e l'etica delle professioni, quindi io cercherò di coprire questa polarità perché mi viene più... è nelle mie corde. E per farlo, insomma io sono questo, per farlo adotterò un approccio che a me piace molto, che è quello di Colombo. Vi ricordate i telefilm di Colombo partivano con la fine? Quindi tu sapevi dove andavi a finire e tutto l'esercizio era capire come quel qualcosa poteva succedere. Io farò più o meno la stessa cosa. In 20 minuti anch'io mi misuro il tempo così non sforo. Allora, noi oggi qui siamo a cercare di capire come l'università può diventare attivatore di trasformazione urbana. Ecco, la trasformazione urbana non è che Padova è interessata alla trasformazione urbana della città di Padova, è interessata a generare, a forgiare cittadini e cittadine che nelle loro comunità siano in grado di trasferire certi principi. Se così non fosse, non si capirebbe perché abbiamo un sacco di stranieri che verosimilmente non si fermeranno qui in città. Primo elemento. Secondo elemento. In questa logica, quindi, le purpose-driven communities non sono il quartiere in cui viviamo, ma sono le comunità che possono abitare e che verosimilmente abitano il mondo. Il professor Gubitta, che è qui presente, che a fine novembre ha iniziato un corso con un'ottantina di persone in aula di 32 nazionalità diverse. 32. È inimmaginabile che sia pagato dall'Università di Padova per pensare sulla città di Padova. Chiaro? Questo è un po' lo scenario. Quindi l'università, da questo punto di vista, è l'attivatore di Purpose Driven Communities e lo può fare veicolando una formazione che permetta ai futuri cittadini e cittadine di rispondere alla crescente domanda di senso. Il purpose è il senso, il perché si fanno determinate cose, o lo scopo, sì, hai ragione, il perché lo faccio. E lo può fare l'università rispetto a questo obiettivo, sostenendo aree di ricerca, percorsi di ricerca che nei diversi linguaggi aiutino le persone che frequentano questi percorsi a identificare uno scopo, a ragionare sul come raggiungere un determinato obiettivo. Quindi aree di ricerca, ma anche conoscenze e skill con cui dare seguito a tutto questo, quindi a generare comunità guidate da un purpose, e poi con azioni di terza missione che siano
coerenti con tutto questo. In sintesi, adesso poi entro nel merito del ragionamento che avevo preparato. Così facendo, quindi, l'università contribuisce a generare purpose-driven communities e quindi a forgiare cittadini e cittadine capaci con gli strumenti per porsi il perché si fanno certe cose lo farà non soltanto per la città di Padova, l'Università di Padova, ma lo farà per tutti i territori che queste persone andranno ad abitare. Ecco, io proverò a convincervi che è giusto che lo facciano, perché è giusto e tutte le implicazioni anche filosofiche le ha già spiegate chi mi ha preceduto. Non mi permetterei mai di entrare nel tuo terreno, semplicemente perché non ci so neanche mettere piede. Io vi proverò a convincere che fuori dalle aule universitarie ci sono un certo numero crescente di purpose driven organization dove queste persone possono trovare soddisfazione a quell'orientamento purpose driven che l'università contribuisce a generare. Questo è l'obiettivo. Qua ci sono un paio di libri che lo, anche relativamente recenti, che lo qualificano, che lo mettono in evidenza. C'è un'altra grande esperienza interessante, la Regenerative Society Foundation, che ha come figura leader Andrea Illy, e che trasforma il purpose driven che nasce dentro l'impresa in un purpose driven che diventa espressione di una comunità. E quindi io penso che se noi all'università faremo bene questa, quello che vi dicevo prima, quindi percorsi di ricerca, conoscenze e skill, terza missione, capaci di dotare le persone che feconderanno i territori e le comunità di un orientamento orientato al purpose, secondo me faremo una cosa buona e giusta. Allora, detto tutto ciò, adesso in maniera abbastanza, se volete, ritmata, vi dico perché, intanto che cosa l'università in parte fa e soprattutto perché non genererà delle persone disadattate, ma forgerà persone che potranno trovare spazi crescenti, capaci di valorizzare questi orientamenti. Beh, intanto perché qua siamo 15 anni fa, il fatto che le organizzazioni pubbliche e private, profit o non profit, di tutti i tipi, comincino a incorporare o abbiano nel loro DNA un numero crescente, non solo l'obiettivo di raggiungere l'obiettivo dell'organizzazione for profit in alcuni casi o non profit, ma siano delle organizzazioni ibride dove cioè chi le gestisce, chi le abita, chi ci lavora, esprime nei comportamenti dei valori, se vuoi un'etica, in cui le due polarità, visto che ho parlato di polarità, trovano un punto d'arrivo. Sono passati 15 anni da quando questo concetto è emerso, è stato così forgiato. Qualche anno dopo viene concepita, viene forgiata, ancora una volta parlando di forgiatura, viene forgiata l'idea, il concetto di imprese for benefit. Le imprese for benefit sono delle realtà, dei luoghi di lavoro che poi prendono diverse sfaccettature di certificazione, le B Corp, oppure legali, le società benefit, ma a prescindere da questi elementi, che sono elementi prettamente, se volete, tecnici, la sostanza è che si tratta di realtà che avranno bisogno di persone o che accoglieranno persone capaci di trasferire il purpose che li identifica in comportamenti agiti dentro le imprese che di questo purpose ne è espressione. Bene, ora detto tutto questo,
salto un po' di cose che avevo, non sapendo bene quello che dicevi tu, mi ero fatto tutto, no, scherzo. E detto tutto questo, proviamo a vedere, non con il linguaggio più raffinato che tu sei capace di mobilitare, ma questo purpose, con il linguaggio più gestionale se volete, ma come vedrete con parole vicine ai principi che anche qui dentro aleggiano, questo purpose come si esprime nei comportamenti e nell'agire nel lavoro? Si esprime in questo modo, ovvero in un operare, in un agire dentro qualsiasi organizzazione, qui aver usato la parola impresa magari è improprio, in cui il come facciamo le cose, che è quello che insegnavamo fino a 20 anni fa, più o meno, no? Organizzare al meglio le attività, essere più competitivi. Ecco, questa impostazione viene ibridata, viene cogestita, si combina armonicamente con il perché, sul significato, sul senso, sullo scopo per il quale sto facendo queste cose. E allora un po' di materiali che ho, poi ve le lascio se vi fa piacere, ma che ho saltato a pie pari, tutto quello che sta succedendo nel lavoro, dalle grandi dimissioni alle grandi scelte, greater resignation, greater rethink o quiet quitting, quindi questi comportamenti che generano anche in alcuni casi commenti indecorosi nei confronti delle persone che lavorano, sono commenti indecorosi perché chi li fa non si è accorto di questa trasformazione, ovvero che i cittadini e le cittadine forgiati o comunque più sensibili al perché si fanno certe cose, non soltanto al come, non ne possono più di lavorare in contesti nei quali il perché, le cose che ci hai detto tu da certi punti di vista, in modi più raffinati, dove il perché non conta. Chiaro? E queste imprese stanno velocemente crescendo in numero e in diffusione planetaria, quindi non è che sono propriamente concentrate solo in certi territori e meno in altri. Queste imprese, o meglio queste organizzazioni, così siamo tutti più meno di parte, adesso non vorrei essere frainteso, ma queste organizzazioni o queste comunità, secondo l'Academy of Management, che non è propriamente il giornalino del quartiere, e qui c'è è il dialogo tra degli studiosi e delle persone che abitano questi territori, questi ambienti. Ok? Quindi è cose che ci riguardano. Questi signori 10 anni fa dicono che le organizzazioni guidate dal purpose esprimono: uno, dignità, processi organizzativi e gestionali e decisionali dignitosi. Caro Matteo, noi che parliamo del lavoro decente, lavoro dignitoso, obiettivo 8 degli obiettivi dell'ONU. Lo dice l'Academy of Management, non il bollettino del quartiere. Solidarietà. Le organizzazioni purpose driven manifestano, praticano la solidarietà. Allora noi come università dobbiamo dire, ma quando tu fai, io mi occupo di organizzazione e gestione delle risorse umane, come traduci questo nelle politiche di reclutamento e selezione, nel career management, nel performance management, nella compensation, nel welfare? Sono cose che fanno tremare i polsi, ma è questa la sfida dell'università rispetto a queste cose. Chiaro?
ancora 6 minuti, li uso tutti. Pluralità. La sfida dell'inclusione prende il nome di pluralità. E il mio Ateneo, ce l'ho anche da qualche parte, poi comunque ve le lascio le slide, la copertina del libricino che ha fatto sul linguaggio di genere. La pluralità si pratica anche in questo modo, la carriera alias. È chiaro? Quindi cosa può fare l'università per generare persone che poi praticano questi principi, che ripeto sono principi che qualificano tutte le organizzazioni purpose driven e elaborate attraverso il confronto tra gli studiosi di management e gente che abita questi luoghi. Quindi non possiamo dire che non ci interessano. Comunque le dobbiamo affrontare. Poi magari vi passo anche l'articolo. Sussidiarietà. Sussidiarietà. Le organizzazioni purpose driven praticano il principio secondo cui le persone devono potersi esprimere al meglio dentro le organizzazioni. E io ti supporto nel fare questo. Reciprocità e sostenibilità. Allora, le purpose driven communities di cui oggi parliamo dovrebbero o potrebbero essere abitate da persone che sono capaci di praticare questi principi nella squadra di calcio, in parrocchia, dentro la città, piuttosto che dentro il mondo del lavoro. Un'ultimissima cosa rispetto a questo, io finora vi ho parlato di come il purpose delle comunità passa attraverso il lavoro, perché altrimenti ci sarebbe una frattura, una polarità insanabile, e tutti i nostri obiettivi, dal mio punto di vista, di aziendalista puro, sarebbero a disposizione di pochi, perché è attraverso queste forme, il lavoro e l'esplicitazione di questi principi nell'agire quotidiano che probabilmente generiamo comunità purpose driven. Lo dicevo, dalle organizzazioni il salto che vi propongo, anche qua attraverso un libro da leggere, il terzo pilastro di Raghuram Rajan, che ci dice che le comunità locali fanno la differenza. E ci spiega perché le comunità locali, ad esempio, svolgono un ruolo di sussidiarietà nei confronti di, mi verrebbe da dire in qualche caso, rispetto magari alle città che non riescono ad arrivare in tutti i luoghi, potremmo dire in ogni dove. Allora, questo, le purpose driven communities sono fatte di persone che hanno le caratteristiche, che praticano i principi di cui vi ho parlato prima. Questi principi si esprimono nel lavoro e si esprimono poi con le stesse persone dentro le comunità locali e non soltanto le città, seguendo un po' i principi inseriti in questo libro, che richiamano il ruolo appunto delle comunità locali. Come si può esprimere questa propensione? E qua vi porto degli esempi, alcuni ve li ho già citati. C'è l'esempio della fondazione fatta da imprenditori che praticano quei principi nell'impresa, che poi li mettono a disposizione delle comunità. Questo è un esempio di purpose driven society o purpose driven communities, ma non è una comunità territoriale, è una comunità globale in cui certi principi vengono così disseminati. Ma anche questo è purpose driven community. Anche questo, chi mi paga lo stipendio, è purpose driven community. Oppure, anche questo è purpose driven community. Il banchetto piano di un'azienda di Valdagno, che
mette a disposizione il proprio lavoro, la propria intelligenza, i propri, che pratica la solidarietà e la sussidiarietà nel modo attraverso il quale un'impresa lo può esprimere al meglio, ma siccome l'impresa è fatta da persone che poi abitano le comunità, no? Ancora una volta questa combinazione e non divisione tra società, comunità da un lato e imprese dall'altra, a me pare una divisione che, se c'era, va eliminata, e comunque la mia proposta è di pensare insieme tutti questi soggetti, perché alla fine della fiera le imprese, e qua cito, poi ho finito, sono 20 minuti e giusto, guarda, difatti, perché noi, cari amici e care amiche, siamo figli di questa definizione di azienda, che poi è stata drammaticamente, voglio dire, qui il purpose è dentro, ok? Poi è stato drammaticamente eliminato, svuotato, adesso non vi faccio la storia, ma è così, e dobbiamo riprendercelo questo, e questo riprendercelo nasce solo dal mio punto di vista, questa è la mia proposta, mettendo insieme e non separando le comunità e le organizzazioni in senso lato. Grazie. Ringrazio davvero professor Gubitta per questo intervento. Direi che siamo partiti, no, da un inquadramento che sembrava più di carattere teorico, in realtà non lo era, perché c'erano già degli elementi pratici. Ora con questo intervento ci siamo ancora di più calati, no, nell'ambito applicativo, per cercare davvero di capire quale contributo l'università può dare. Questa dimensione del fine, dello scopo, del perché faccio, per me connota la riflessione filosofica tout court, ma forse appunto non può riguardare solo la formazione in ambito filosofico, ma deve appunto riguardare tutta la formazione, no, di qualsiasi ambito appunto disciplinare. E forse, proprio perché nella mia prospettiva, insomma, di diciamo nel mio ambito disciplinare, che è quello della filosofia morale, a sua volta questo purpose deve poi inserirsi in un ulteriore interrogativo su quello che, insomma, gli antichi poi chiamavano il telos, il fine ultimo della nostra esistenza. Quindi a maggior ragione qui, no, l'etica civile, ma l'etica in generale, può dare davvero un contributo in materia. Quindi ringrazio davvero i relatori per questa prima parte, li inviterei ad accomodarsi per lasciare posto ai nostri tre successivi interventi. Ancora una volta, ancora di più, ci caleremo nell'ambito pratico. Avremo tre interventi per aree tematiche. Il primo intervento, grazie. Il primo intervento ci viene offerto dalla professoressa Olivia Guaraldo, che è professoressa ordinaria di filosofia politica presso il Dipartimento di Scienze Umane dell'Università degli Studi di Verona. È delegata al Public Engagement dell'Università di Verona. Anche il suo curriculum è ricchissimo di pubblicazioni in ambito di filosofia politica, grande studiosa di Hannah Arendt, prima, insomma, ne abbiamo anche parlato, nonché questioni di genere. Ma io mi sono annotata un suo articolo di cui è coautrice del 2022, che vorrei citare, pubblicato all'interno dell'International Journal of Environmental Research and Public Health, che si intitola Practical Framework for Academics to Implement Public Engagement Interventions and Measure Their Impact, che direi che è proprio pertinente con il tema che affrontiamo oggi. So che nel suo intervento la professoressa Guaraldo farà riferimento a alcune recenti iniziative per la vita culturale della città. E quindi la ringrazio sin da ora per il contributo che vorrà offrirci. Seguiranno altri due interventi, il primo del professor Maurizio Tira, che è professore ordinario di tecnica e pianificazione urbanistica presso l'Università degli Studi di Brescia, è stato rettore dell'Ateneo dal 2016 al 2022, è presidente della Fondazione Eulo, Università di Brescia, che si propone proprio di erogare servizi integrati all'università, una
fondazione proprio immersa nel territorio di riferimento per permettere al contesto universitario di portare avanti diciamo, i suoi scopi istituzionali, cioè quelli relativi alla didattica, alla ricerca e alla terza missione. Anche qui le pubblicazioni sul tema sono molte, mi limito a menzionare due raccolte di discorsi rivolti alla comunità accademica dal titolo Una libera comunità di apprendimento e nel futuro insieme, entrambi pubblicati da Brixia University Press, e un intervento comparso in una collettanea dal titolo Insegnare metodo e approccio etico alla conoscenza, il volume è del 2019 e si intitola Innovazione didattica universitaria e strategie degli Atenei italiani, 100 contributi di 27 università a confronto. Ho visto Open Access, l'ho già scaricato, quindi il professor Fabrizio Dughiero, che concluderà questa seconda parte del nostro incontro, è professore ordinario di elettrotecnica presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università di Padova, è prorettore al trasferimento tecnologico ai rapporti con le imprese dell'Università di Padova, è un ruolo che ricopre da quasi 8 anni, so che all'interno della sua relazione ci proporrà proprio la sua esperienza, nonché le idee che ha sviluppato appunto in questi anni grazie al suo ruolo di prorettore. Anche nel suo caso le pubblicazioni sono moltissime, io mi limito a ricordarne una dal titolo Trasformazione digitale e nuovo rinascimento di imprese, università e società. Si tratta di un capitolo che è stato pubblicato nel 2020, curato da Daniele Marini e Francesca Settiffi, che ha come titolo Una grammatica della digitalizzazione, interpretare la metamorfosi di società, economia e organizzazioni. Abbiamo davvero 3 grandi esperti e quindi io non voglio diciamo rubare altro tempo, lascio subito la parola alla professoressa Guaraldo. Grazie. Grazie, poi mi dirai i tempi perché penso che 20 sono... minuti a partire da ora, ma ti d'accordo, il cronometro via. Allora, intanto davvero grazie per questo invito e sono ulteriormente grata perché quello che ho ascoltato finora è di interesse cruciale sia per quanto io faccio in quanto prorettrice delegata al Public Engagement all'Università di Verona, ma anche per il mio lavoro di ricerca che è appunto la filosofia politica. E davvero questi interventi che mi hanno preceduto offrono un materiale straordinario per affrontare il tema che avete posto, no? Il tema del rapporto fra l'università e la città e io direi anche del rapporto fra la cultura e la città. Quello che è stato detto fino adesso al di là naturalmente della riflessione filosofica con cui sono più familiare, ma anche la seconda relazione di questi aspetti appunto dell'organizzazione aziendale o manageriale, diciamo così, e di come siano stati da anni ormai direi contaminati da questi nuovi linguaggi, mi fanno pensare, mi fanno interrogare, questa è semplicemente una domanda alla quale non ho risposta, però mi rendo conto di come tematiche che noi filosofi politici affrontiamo da circa 20 anni sul tema della comunità, adesso arrivino alla superficie, diciamo, non perché siano superficiali, ma diventino, come dire, domanda di tutti. No? E questo da una parte mi incuriosisce, ma dall'altra mi conforta in un certo senso, perché siamo finalmente arrivati a capire che è ora di un cambio di paradigma radicale. Questo cambio di paradigma ha a che fare appunto con la contaminazione di discorsi, dove i discorsi relativi all'efficienza, alla produttività, alla competitività si combinino con discorsi sul senso, perché è vero che purpose vuol dire scopo, però capisco che nel modo in cui lei l'ha usato
vuole dire anche senso. E quindi dicevo appunto questi, c'è come dire un'esigenza diffusa, no, sentita a tutti i livelli, di un cambio di paradigma, no? Dove la relazione viene prima dell'efficienza, dove come dire, io la chiamerei semplicemente la vitalità umana che ha bisogno di confrontarsi con, come dire, con i suoi simili, cioè la vitalità dell'umano che ha bisogno di confrontarsi costantemente con i suoi simili. Ecco, questa vitalità finalmente trova parola, finalmente smette di essere in qualche modo mortificata, no? Dalle logiche, se vogliamo, solo del profitto, dell'efficienza, ma appunto anche solo dell'efficienza. Allora, io qui non voglio fare una, come dire, una relazione di carattere autobiografico, però devo dire che da quando ho assunto questa carica di prorettrice o delegata, come diciamo noi a Verona, al public engagement, non avevo una conoscenza pregressa delle, diciamo così, specifica, no? Anche perché nella nostra università questo ambito della terza missione non aveva una sua specificità prima della governance di cui io poi faccio parte, che entra nel 2019, nell'autunno del 2019. Quindi tutto quello che noi abbiamo fatto, che io ho fatto insieme ai miei colleghi, le mie colleghe e anche al personale tecnico amministrativo, deriva un po' dal, come dire, da un sapere dell'esperienza, no? Più che da un sapere pregresso. Però quello che ho notato a partire dall'inizio di questo lavoro è che anche dentro l'università circolava e circola un discorso relativo all'efficienza, alla, chiamiamola, produttività, all'assicurazione della qualità, che io trovavo piuttosto mortificanti. Poi in realtà ho capito che la differenza la fanno sempre le persone. La differenza la fanno le persone e il modo in cui le persone abitano, per tornare a una parola che è stata usata prima, abitano anche i processi, le procedure che, come dire, sembrano in qualche modo verità rivelate, intoccabili, invece le persone le devono incarnare e far vivere in modi che possono essere rispettosi di dignità e di tutti gli altri principi che sono stati evocati prima. Appunto, dicevo, sono arrivata a fare questo lavoro di delegata al public engagement, che, per chi non lo sapesse, dirò qui, è, diciamo così, se lo volessimo tradurre dall'inglese, è proprio l'impegno, engagement, come dire, impegno, ingaggio, se volete, come traduzione un po' più brutta, impegno pubblico e civico dell'università verso quelli che sono pubblici non accademici, cioè pubblici di non esperti, pubblici di cittadini. Si tratta appunto dell'impegno pubblico civico dell'università verso la sfera pubblica, no? Quindi, diciamo, pur io non avendo esperienza, essendo una filosofa politica, questo tema della sfera pubblica, della dimensione civica, della dimensione partecipativa, mi interessava molto, l'ho studiato molto, anche come studiosa appunto di Hannah Arendt. E quindi la sfida era quella di dire: l'università può diventare un attore di promozione di cultura civica, di cultura partecipativa dentro il tessuto cittadino? Questa era un po' la domanda, no? La sfida era grande perché in questi tempi di grandi trasformazioni, come sono stati ben descritti dalla prima relazione, trasformazioni spesso indecifrabili, il sapere specialistico spesso non viene in aiuto. Il sapere specialistico
in qualche modo si era allontanato dalla società, no? Aveva in qualche modo acquisito una lingua sua propria, che si allontana dalla lingua dei cittadini, dalla lingua di tutti i giorni. C'è stato uno scollamento fra la ricerca accademica e le persone, no? Questo scollamento, che è un processo di lunga data, non è recente, però abbiamo visto con la pandemia come questo scollamento abbia fatto convergere istanze antiscientifiche con istanze spesso populiste, xenofobe, no? La stessa idea di un sapere degli esperti distante e scollato dalla società è stata spesso affiancata all'idea sommaria di un governo degli esperti, di cosiddette elite altrettanto lontane dai bisogni veri della popolazione. Ecco, queste convinzioni diffuse, no? Hanno causato una disaffezione alla democrazia, alla partecipazione alla vita pubblica civile. Si tratta di un processo che è in atto, che è tuttora in atto, per il quale naturalmente non ci sono facili soluzioni. Questo scollamento fra i cosiddetti esperti o le cosiddette elite e la gente. Però è vero anche che l'università può avere un ruolo fondamentale nell'alleviare, diciamo così, no, questa frattura. Quindi l'idea che esista per l'università una terza missione, quindi oltre la ricerca e la didattica, la terza missione, è da una parte iniziata un po' di anni fa, e terza missione veniva intesa soprattutto come trasferimento tecnologico, cioè il rapporto dell'università soprattutto nell'ambito scientifico e tecnologico con il mondo dell'impresa. Però questa idea di trasferimento tecnologico, che non è appunto, che all'inizio era solo brevetti, spin-off, innovazioni di carattere scientifico e tecnologico, si è allargata all'idea del public engagement, che noi intendiamo, o almeno noi diciamo in questa esperienza che va avanti da 3 anni, chiamiamo trasferimento culturale, perché non c'è solo il trasferimento tecnologico, ma c'è anche il trasferimento culturale, no? Per cui, per il quale la cultura, nel senso molto ampio del termine, è ciò che dovrebbe favorire non solo la crescita economica di una società o una crescita materiale di una società, ma anche la crescita, e qui dirò una parola un po' grossa, ma siamo in un posto giusto, la crescita spirituale di una società. Le trasformazioni tecnologiche vanno accompagnate, qui ce ne siamo resi conto di nuovo sempre durante la pandemia, da una riflessione che è di natura etica, ma anche estetica, ma anche politica, ma anche pedagogica, ma anche psicologica. In una parola direi umanistica. Quindi c'è bisogno ancora e sempre di un sapere umanistico che, diciamo così, sia in grado di accompagnare le rapide trasformazioni di carattere tecnologico. Ecco, tutto questo, tutte queste belle idee, belle parole, noi le avevamo elaborate, pensate nel 2019, e poi c'è stata la pandemia. Quindi abbiamo fatto sostanzialmente un anno e mezzo di un public engagement virtuale, che però ha avuto un interessante grande seguito. Avevamo organizzato a livello di Ateneo una campagna che si chiamava Diffusioni, dove ogni mese proponevamo dei cicli di conferenze su varie tematiche. E questi cicli di conferenze erano online, abbiamo avuto moltissime visualizzazioni.
Però ecco, quello che io volevo far vedere, volevo condividere con voi come esempio, era è questa idea di contemporanea che voi vedete forse adesso qui sullo schermo. Contemporanea è l'idea, naturalmente qui dirò anche, visto che siamo in territorio padovano, che Verona è un'università giovanissima, quindi non può certo competere con Padova sull'antichità, noi abbiamo 40 anni e quindi l'idea di caratterizzarci dal punto di vista della contemporaneità ci è sembrata una buona idea. Si vede adesso? No, non sicuro, abbiamo qualche problema. Sì, ci dicono solo un attimo. Oh, d'accordo, sì, intanto dico, poi vedrete il sito, ma l'idea di realizzare questo dispositivo contemporaneo, una piattaforma multidisciplinare sui linguaggi della contemporaneità, che è stata durante l'anno e mezzo di pandemia il nostro, diciamo così, interfaccia con il mondo esterno. Però quest'idea nasce anche da un altro fatto che è, a mio avviso, a nostro avviso, molto importante, cioè che un collezionista veronese di arte contemporanea ha fatto dono, diciamo non ancora dono, ma incomodato gratuito all'università, la sua collezione di arte contemporanea. E questa collezione è raccolta per la maggior parte nella bellissima sede che noi abbiamo nel quartiere di Veronetta, che è uno dei quartieri fuori dal centro della città, ma abbastanza vicino, tra l'altro un quartiere multietnico, in anni scorsi un quartiere anche problematico per una serie di problemi di convivenza, insomma, tra veronesi e non veronesi. E dentro, proprio dentro a questo quartiere, noi abbiamo la cosiddetta provianda di Santa Marta, che era una struttura austriaca che è stata poi ristrutturata circa una decina d'anni fa. All'interno di questa bellissima struttura, forse possiamo far vedere, abbiamo posizionato la collezione. No, era perché ti avevo mandato forse anche l'altro. Aspetta, no, scusa, torna indietro, scusate, ma di contemporanei, sì. Vedi che lì c'è la... Questa? Sì. Non si clicca. Sto provando. No. Allora si clicca. No, allora non è cliccabile. Era... Non riusciamo a cliccarci. No, allora prova a cercare, bisognerebbe... sostanzialmente... La cosa importante è che all'interno di questa struttura, che è una struttura con aule universitarie e la biblioteca, c'è una collezione di arte contemporanea visitabile, con opere d'arte di giovani artisti dal 2000 in poi, e quindi attorno a questa idea di contemporaneità abbiamo costruito un progetto che non è solo uno specifico progetto di arte contemporanea, ma abbiamo pensato che la mostra, l'arte contemporanea dentro gli spazi dell'università potesse essere veicolo per attività culturali fatte dall'università in collaborazione con il quartiere, in collaborazione con molte associazioni del quartiere, per appunto far sì che non solo l'università si faccia diciamo divulgatrice di sapere, ma che essa stessa diventi uno spazio pubblico dentro il quale cittadine e cittadini possono stare, possono visitare la mostra di arte, ma possono anche, come dire, insieme a noi coprogettare eventi, iniziative e eventi e iniziative. Quindi questo è stato
Forse puoi far vedere, no, non va niente. Vabbè, è lo stesso. La tecnologia non c'è. No, sta ecco. Mi spiace tantissimo. Quindi, insomma, era solo per mettere in evidenza questo fatto, cioè che lo spazio dell'università dovrebbe diventare, a nostro avviso, questa è, diciamo, la sfida in corso, non è che abbiamo ancora, non siamo ancora arrivati a qualcosa di compiuto, di finito, è un progetto in fieri, però l'università dovrebbe essere appunto uno spazio anche di incontro con il quartiere, con la cittadinanza, e dentro questo spazio, insieme alla cittadinanza, chiederci i perché, no? Chiederci i perché di un'università dentro il quartiere, chiederci i perché del rapporto fra l'università e il quartiere stesso, o dell'università con la città, e insieme però appunto provare a costruire qualcosa. Allora io qui questo modello ha portato per ora alla realizzazione di una iniziativa l'estate scorsa, che è stato un festival, Veronetta Contemporanea Estate. Sono state quasi 3 settimane di eventi ed è stato una sfida, insomma, abbiamo tentato, è andata molto bene, e l'università proprio si è trasformata in un luogo di incontro, di naturalmente un luogo di spettacoli. Abbiamo fatto letture di poesia, abbiamo fatto concerti, abbiamo fatto teatro, però poi era diventata quasi un'abitudine per gli abitanti del quartiere, durante le calde serate di giugno, venire lì la sera, e questo spazio meraviglioso che noi abbiamo era diventato anche un luogo di incontro e di socialità. Tutto questo all'interno del quartiere ha fatto sì che accogliessimo anche associazioni attive nel quartiere, associazioni culturali di vario genere, con le quali appunto abbiamo iniziato un dialogo su che cosa loro vorrebbero dall'università, o come l'università potrebbe contribuire a migliorare la vita nel quartiere. Ecco. Questa è l'esperienza più significativa finora fatta, e l'idea dell'università, la nostra idea, adesso con un'amministrazione comunale che davvero è molto più, come dire, propensa a collaborare con l'università, non che prima non lo fossero, l'assessore alla cultura ha collaborato molto con noi in precedenza, però questa amministrazione, diciamo così, è molto più proattiva. Per esempio domenica ci sarà la giornata a piedi in quel quartiere di Veronetta, organizzata dal comune. Il comune chiude una delle arterie principali di Verona, non si è mai visto, almeno io non ho memoria, ho 52 anni, non ho mai memoria che una strada intera sia stata chiusa al traffico, e non per il carnevale di Verona, ma il 12 domenica, cioè via 20 settembre, e le vie parallele vengono chiuse, il quartiere, che è il quartiere dove c'è l'università, sarà aperto a tantissimi eventi, e noi apriremo l'università con visite guidate a questo bellissimo edificio di Santa Marta e alla mostra di arte contemporanea, giusto per dire di un esempio concreto. La nostra idea, la nostra sfida sarebbe quella di riuscire a portare questo modello anche nell'altro quartiere molto più periferico di Verona, che è Borgo Roma, dove c'è medicina e dove ci sono altre facoltà scientifiche. Però ecco, lì per esempio, anche lì noi andremo attraverso l'arte, cioè inaugureremo al 24 marzo un ulteriore pezzo di questa collezione arte contemporanea e contemporanei anche dentro gli edifici del Dipartimento di Informatica. Ecco, giusto per dare alcuni esempi concreti. Penso di aver esaurito il mio tempo, sì, vero? Sì, no, io volevo solo dire che non sono tutte rose. Ci sono delle difficoltà, che sono forse in parte proprio di un'organizzazione altamente burocratizzata come è l'università,
cioè difficoltà di carattere, diciamo, burocratico-amministrativo, nell'organizzare, nell'avere le aperture, per esempio, durante il fine settimana, quando magari molta parte della cittadinanza potrebbe venire a visitare questi spazi. E c'è però anche una difficoltà che noi abbiamo avuto nel far capire anche a potenziali sponsor privati la bontà di queste operazioni. Cioè noi abbiamo, realizzato che grandi istituzioni importanti economiche veronesi non sono forse ancora pronte a capire quanto l'università possa essere un attore crescita culturale, appunto, no? E di crescita culturale e di conseguenza anche di crescita del benessere, non solo economico, ma insomma anche sociale della città. Ecco, questo l'abbiamo trovato abbastanza, deludente, ecco. E l'altro problema, io non so se poi qui se ne parlerà, se i colleghi poi parleranno di questo aspetto, che è un aspetto forse un po' tecnico, che riguarda tutta questa parte culturale che l'università fa, quindi extra ricerca, extra didattica. Uno dei problemi di questa attività è il tema dell'impatto, cioè di come si fa a valutare qual è l'impatto di queste iniziative. Allora, qual è l'impatto di aver invitato Edith Brooke per la giornata della memoria? Qual è l'impatto di una conferenza sulla violenza contro le donne? Oppure qual è l'impatto di questo festival? Cioè, io mi rendo conto che l'impatto potrebbe essere potenzialmente infinito, illimitato, e però nello stesso tempo difficilmente misurabile, no? Molto spesso chiedono, questo ci chiede anche il Ministero, lo dico per chi magari non è dell'università, spesso ci chiede dei dati, dei numeri, e questi numeri sono difficili, cioè se non il numero dei partecipanti o il numero degli spettatori a uno spettacolo, ecco, questa questione dell'impatto, io personalmente, in questo lavoro che ormai faccio da 3 anni, trovo abbastanza difficile una quantificazione. Ecco, e quindi sostanzialmente questo, mi dispiace se nel frattempo, intanto finché gli altri parlano, se non devono proiettare slide, io posso solo cercare l'immagine di Santa Marta. Grazie per l'attenzione. Direi che siamo noi che ringraziamo la professoressa Guaraldo per questa testimonianza, per proprio averci fatto partecipe di queste iniziative, di questi eventi. Grazie anche per non aver occultato le difficoltà, perché a volte il rischio è quello che emergano più i lati positivi. Chi lavora in ambito universitario tocca con mano anche i limiti della burocratizzazione, le difficoltà legate a questo, ma giustamente la professoressa ne ha fatto emergere altri. Questo ovviamente chiede ulteriori sforzi, sì. Una relazione ancora più proficua tra università, città, ma anche affinché ci siano certe semplificazioni proprio, no, per favorire, sì, questa relazione. Quindi grazie anche per non aver occultato questi aspetti. Lascio subito la parola al professor Maurizio Tira, ringraziandolo sin da ora per aver accettato l'invito. Grazie. Bene, allora io per cercare anche di velocizzare e ridurre il tempo che vi separa dalla cena, ho impostato su alcuni punti e partirò da una prima riflessione. Per definire il ruolo dell'università in rapporto alla città o come operano le università nelle città, credo che sia utile definire diverse tipologie di università, perché
non sono tutte uguali e non sono uguali quindi i rapporti che si creano con i luoghi dove le università vivono prevalentemente. Allora, c'è un bel libro di Giorgio Donna del 2018 che fa una classificazione, mi pare, di 5 tipologie, l'ho ridotta a 3. Ci sono università che si misurano nell'agone internazionale, Padova per esempio, e le grandi università o forse le università più antiche e o grandi, e che e hanno queste, secondo me, chiaramente un rapporto locale, ma hanno una dimensione, come dire, anche un'attrazione che va ben al di là del luogo dove sono collocate. C'è poi una categoria di università intermedie, che è quella per esempio della mia università di Brescia, che sono università che vivono in un contesto ricco di altre iniziative anche culturali, che hanno un forte rapporto col territorio, anche perché spesso sono state volute dal territorio. Brescia e Coeva di Verona, 40 anni di vita, sono state volute dalla classe imprenditoriale, dalla Camera di Commercio e così via, per avere anche l'università in un territorio già ricco di iniziative. E questo, il rapporto col territorio è molto più forte, l'attrattività è un po' più circoscritta alla provincia, è un poco fuori dalla provincia. Queste università si misurano a livello internazionale così come le altre, ma hanno un rapporto, secondo me, diverso e un po' più stretto con il luogo dove sono insediate. Poi c'è una terza categoria di università, ripeto, ci possono essere altre e si possono trovare intersezioni, di università in luoghi dove sono un asset quasi indispensabile allo sviluppo del territorio. Questo succede in alcune regioni del sud, per esempio, dove alcune università, per esempio, sono state create con finanziamenti straordinari. Pensate alla Basilicata nella ricostruzione dopo il terremoto. Lì togliere l'università vuol dire togliere un pezzo importante non solo dell'economia, ma anche dell'imprenditorialità, delle iniziative, della capacità di fare. E questo, secondo me, genera appunto dei rapporti diversi. Io lo dico anche molto francamente, a Brescia togliere l'università, voi continuereste a sentir parlare di Brescia come una delle prime 5 province europee nella manifattura, mentre, ripeto, a Potenza non è lo stesso. Questa classificazione secondo me aiuta a capire come si generano i rapporti col territorio, e dovrebbe però fare anche sì, e so che in Unione Europea c'è una riflessione su questo, che ci possano essere dei modi di classificare o comparare tra loro le università. Sapete che i ranking sono ormai diffusi e anche abbastanza osservati, non solo da noi che diciamo quando andiamo bene, non diciamo quando andiamo male, ma soprattutto dalle famiglie, da chi deve scegliere l'università. Ecco, un ranking che non tiene conto delle diverse tipologie di università non renderà mai ragione dell'importanza soprattutto di alcune università italiane che singolarmente, come sapete, non sono mai nei primi posti, ma se guardiamo il totale delle università si collocano, credo, 7 al mondo come migliori piazzamenti nelle classifiche dei ranking. Ecco, un ranking che valutasse anche il ruolo delle università sarebbe importante. Il secondo punto, e vado ovviamente velocissimo, però su cui io credo bisogna onestamente interrogarsi, e questo interrogativo mi è partito da un papà che doveva consigliare il figlio sull'università, e il figlio gli ha suggerito un articolo che trova sui social che dice 4 motivi per cui concentrarti solo su un percorso universitario oggi potrebbe essere una scelta sbagliata per il tuo futuro. E il padre mi scrive e dice: che gli dico a mio figlio, che io gli stavo cercando di far capire se fare ingegneria, economia, e lui mi dice: perché non valutare quello che dice questo, ovviamente un influencer che ha trovato su qualche social che noi vecchi non frequentiamo. Però le riflessioni, poi l'ho letto, non sono neanche banalissime. Leggo solo degli stralci, naturalmente. Lui dice: meglio studiare da soli e acquisire le competenze per poter lavorare come freelance per clienti che pagano per il tuo vero valore. Se guardiamo quello che vengono pagati i nostri dottori di ricerca, insomma, una piccola riflessione si potrebbe fare, non solo quella ragazza che è finta sui giornali in questi giorni, ma la realtà è molto diffusa, no? Perché da soli? Perché l'università pubblica, creata nel XIX secolo per far fronte alle esigenze crescenti della rivoluzione industriale, è fondata sul principio sbagliato di abilità accademiche. Questo ha portato la gerarchia accademica a basarsi su due idee. Le discipline più utili per il lavoro stanno in cima e l'abilità accademica domina l'idea che abbiamo oggi di intelligenza.
intelligenza, come dire, se sei bravo all'università sei intelligente, altrimenti non sei intelligente. La conseguenza è che molte persone di talento, brillanti, creative, credono di non esserlo solo perché eccellono in qualcosa al quale il sistema scolastico non dà nessuna importanza. Ad un tratto però i titoli di studio non sembrano più avere tanto valore. Oggi molti giovani con una laurea in tasca sono spesso a casa a giocare ai videogame. Quello che pensavamo e pensiamo della struttura educativa oggi non ha più senso, non tiene conto di tutti i tipi di intelligenza, l'intelligenza è varia, non è una risorsa unidimensionale. Non è poi così banalissimo come osservazione, chiaro che non possiamo condividere la conclusione, quindi non ti scrivi all'università, però le osservazioni che vengono fatte non sono banalissime. Quindi terzo punto, che ho chiamato l'elogio dell'ignoranza, allora non è così facile sconfiggere l'idea che la conoscenza profonda, non tanto le competenze immediate, la conoscenza profonda non serva, quello che noi cerchiamo di trasmettere. È un problema, e mentre le società hanno sempre cercato di affrancarsi dall'ignoranza, oggi l'ignoranza in un certo senso pare legittimata dalla facilità di acquisire le informazioni necessarie nel momento in cui ti servono e non con una costruzione solida di una preparazione di base per cui poi sei in grado di anche affrontare, selezionare e discernere le informazioni. Hai bisogno, consulti Wikipedia o altre cose più a me ignote, che ci saranno di sicuro, e scopri le informazioni quando ti servono, nel momento in cui ti servono, e quando non ti servono più, basta. C'è un piccolo problema che non sai magari se sono informazioni corrette, ma questo per tanti è un problema trascurabile. Non dico con questo che l'unica sapienza sia quella che deriva dal percorso formativo accademico dell'istruzione superiore. Io sono convinto che ci siano altri saperi, c'è un sapere empirico che deriva dall'esperienza, altrimenti noi non avremmo nel mio territorio degli imprenditori che con la quinta elementare hanno creato delle multinazionali. C'è un sapere che io credo, diciamo, non so se si può chiamare statico, ma insomma, che deriva da una intuizione che quindi ha ugualmente importanza, però noi siamo radicati sull'idea della conoscenza fondata sul metodo scientifico, quindi osservazione, deduzione e estrazione di leggi che hanno una valenza generale. E questo è quello che noi vorremmo trasmettere ai nostri studenti e studentesse affinché loro siano in grado di affrontare la formazione permanente, perché guardate che anche questa è una riflessione che bisogna fare, le università devono decidere quello che non insegneranno più, perché non c'è la possibilità di insegnare nei percorsi universitari tutto quello che si pensa si debba utilizzare poi nella vita, non solo nella professione. Ho visitato un'azienda molto importante appena prima del Covid, il fondatore, ingegnere allora ottantenne, disse: io per 30 anni ho utilizzato i miei manuali di università per lavorare. Un giovane neoassunto che aveva 30 anni di età ha detto: io per 6 mesi ho usato i manuali che avevo usato all'università per lavorare, dopo 6 mesi non mi servivano più. 30 anni, 6 mesi, due persone che coesistono in vita, quindi non preistoria. Questo vuol dire che c'è la necessità di decidere che cosa viene trasferito alla formazione permanente, e questo secondo me è molto importante. La diffusione della conoscenza, una brevissima valutazione sullo strumento che utilizziamo, no? Sul network che crea queste possibilità rapidissime di diffusione della conoscenza, attenzione, perché una riflessione che credo l'università debba portare è: gli strumenti generano delle conseguenze non sempre coerenti con la motivazione che li ha portati a esistere. Internet nasce per scambiare dati col CERN, io in questo momento presiedo il GAR, che è la rete che ci consente di connetterci in tutte le università italiane, una rete potentissima, ma altri strumenti li abbiamo inventati, l'automobile per affrancarci dal dover andare col cavallo a piedi e per coprire nuove distanze, ma sappiamo che l'automobile ha cambiato non solo i profili di mobilità, ma ha cambiato le città. Per cui, siccome c'è l'automobile, le città sono molto più estese. Quindi attenzione che quello che creiamo per uno scopo ha poi degli effetti collaterali che sono diversi dallo scopo originario, non sono sempre quelli positivi per cui avevamo creato e diffuso questa invenzione. Quindi la fondatezza della conoscenza e anche la riflessione sulle conseguenze di ciò che andiamo a creare, secondo me, è uno dei pilastri su cui dobbiamo continuare a insistere sulla formazione. Quarto punto, vado veloce,
cerchiamo anche di riflettere però sull'esistenza di altre modalità formative che non a caso quasi sempre usano il tema, scusate, nel lessico, accademia. Quante aziende hanno creato le academy, la legge sugli ITS, l'istruzione post diploma biennale, li chiama ITS Academy, mentre nella prima legge non si chiamavano ITS Academy, cerca di equipararle ai livelli di formazione europei più elevati, quindi sostanzialmente si cerca di creare un percorso di ingresso preferenziale con gli ITS che poi venga riconosciuto come 2 anni della laurea per poi avere una scorciatoia per ottenere almeno una laurea triennale. Questi sono provvedimenti normativi, non è il blogger di prima che lo può dire perché lo pensa lui. Sono provvedimenti normativi che devono, secondo me, far riflettere. È vero che in Italia manca un segmento formativo professionalizzante, malgrado ci sia una legge da un paio d'anni sulle lauree professionalizzanti solo triennali, manca un segmento formativo, gli iscritti sono pochissimi, però è anche vero che nel pensiero tante volte del legislatore c'è un'idea che secondo me in qualche misura riecheggia l'idea del blogger, ma l'università così com'è non è più adatta. Non so come dirglielo ai 60.000 professori universitari, se no vanno in depressione, e allora cerco con la normativa di creare degli strumenti per aggirarlo. E guardate che questo non è banale. Le università telematiche recentemente si sono costituite nel loro network, perché non abbiamo mai ammesse nella conferenza dei rettori, hanno fatto un loro network presieduto da un ex presidente dell'ANVUR, l'agenzia di valutazione, e in tanti casi rette da ex professori, se non da ex rettori, e sono una dozzina e hanno centinaia di migliaia di studenti. E anche questa riflessione, che sapete, le telematiche durante il Covid hanno detto: ah, siamo diventati uguali, fate lezione a distanza anche voi, quindi perché adesso continuate a dire che noi siamo di serie B? Vi do solo un elemento: le università telematiche hanno un rapporto docenti-studenti pazzesco. Cioè hanno pochissimi docenti strutturati, non quelli che assoldano per fare lezioni, strutturati, sono pochissimi, i campus a 3 professori ordinari per 23-24 mila studenti. Nella mia università ci sono più di 200 professori ordinari per 16.500 studenti. Quindi non è l'uso dello strumento tecnologico, non è mai lo strumento che determina la differenza, ma è il rapporto docenti-studenti. E guardate che questa è una riflessione che non ho tempo di fare, ma molto più rilevante. È questo che fa la grande differenza. Il docente che ti segue in questa università lo compri, lo paghi a gettone. Ai campus tu parti da una quota base e più vuoi tutoraggio, più paghi. Questa è la differenza, però è una riflessione questa degli altri percorsi universitari che secondo me va fatto. Le necessarie nuove competenze, allora il blogger qualche ragione ce l'ha, anche il World Economic Forum nel 2016 dice che le competenze chiave per i giovani sono capacità di risolvere problemi complessi, pensiero critico, creatività, gestione delle persone, coordinamento con gli altri, intelligenza emotiva, giudizio e capacità di decidere, orientamento al servizio, negoziazione, flessibilità cognitiva. Tante di queste cose io non saprei neanche da che parte iniziare a formare studenti e studentesse, però sicuramente percepiamo che sono rilevanti. Io mi permetto di aggiungere però un warning. Io credo che queste competenze si debbano affiancare alle competenze tradizionali, affiancare la solidità della preparazione. Se non sai fare niente di nulla, secondo me, se anche sei capace di coordinarti con gli altri, ti coordini per andare a fare una gita, ma non hai la capacità, secondo me, di apportare il tuo in un coordinamento con altre persone. Quindi questi sono skill fondamentali, credo che siano molto importanti. Le università devono fare un enorme lavoro per andare in questa direzione, ma io credo che se il sistema italiano, che è uno dei migliori del mondo, perde la sua solidità di base, noi butteremo via il bambino con l'acqua sporca. Addirittura dopo il Covid hanno aggiornato gli skills e li hanno ridotti a 3. L'alfabetizzazione è il futuro, la speranza, incredibile, e la fraternità. Non è il parroco, è ancora il World Economic Forum. Vado avanti per non sforare. Che cosa secondo me è importante allora?
il ruolo dell'università, e sapete che è stata approvata un paio di anni fa la strategia europea per l'università, nella quale io molto mi ritrovo, e l'Associazione Europea dell'Università aveva fatto eco con uno strumento, un documento che si chiama University Without Walls, che è simile e per tanti versi riecheggia la strategia europea dell'università. Ecco, questa è basata sull'idea che la società ha più che mai bisogno del contributo dell'università. L'Europa, in un mondo in una rapida evoluzione, sto citando la strategia, sta affrontando sfide importanti, il cambiamento climatico, la perdita di biodiversità, eccetera, in un momento in cui è colpita dalla più grande crisi sanitaria, venne scritta durante il Covid, dell'ultimo secolo e delle sue ricadute economiche. La posizione dell'Europa nel mondo e il benessere e la prosperità delle generazioni future dipenderanno dalla nostra risposta. C'è molto l'idea nella strategia che le università debbono, in Europa, portino avanti lo stile di vita europeo. Poi, vedendo quello che sta succedendo in Europa allargata, mi domando cosa sia lo stile di vita europeo, se quello balcanico, ucraino quello nostro, diciamo così, italiano. Però è molto legato, e l'abbiamo sentito in tutti gli interventi di questa sera, è molto legato all'idea che non si stia parlando, quando si parla di università, solo di istituzioni scolastiche di ordine superiore, ma si stia parlando di fari di civiltà, di luoghi dove si trasmette alle future generazioni un modo di stare al mondo, un modo di stare al mondo. E questo credo che sia un impegno, una visione che, quando io ho iniziato a fare questo mestiere, non era assolutamente chiara in questa dimensione, anzi direi che non era neanche mai stata formalizzata con questa chiarezza. Per cui le università eccellenti, inclusive, aperte, eccetera, eccetera, sono una condizione e la fondamento per società aperte, democratiche, eque e sostenibili, eccetera, eccetera. Quindi delle istituzioni che a questo punto, nelle città dove si trovano o nei territori su cui hanno influsso, a secondo della tipologia, hanno un ruolo che è veramente molto più sfidante, a fronte del fatto che però hanno a che fare con risorse umane che, come sappiamo, sono abbastanza ancora reclutate con criteri che non sono quelli che portano a realizzare questi obiettivi, e in qualche misura sono dei criteri di selezione ancora più impoverenti rispetto a quelli che lo erano quando io ho iniziato la carriera universitaria, perché per esempio oggi c'è una bassissima valutazione della tua capacità di trasmettere la conoscenza e c'è una supervalutazione della tua capacità di produrre la conoscenza, misurata poi con pochissimi indicatori, uno in particolare, la quantità della produzione scientifica più che la qualità, e la collocazione bibliografica più che la qualità. Quindi obiettivi crescenti a fronte di una selezione fatta su criteri decrescenti. Finisco, e qui mi lancio conscio del pericolo che questo comporta, perché cercherò di dire qualcosa dell'importanza dell'approccio etico, perché scomodarlo di fronte al tema di fondo che è quello: quale tipo di conoscenza vogliono portare le università nel territorio, nel mondo in cui operano. Aristotele, nel definire la virtù etica, afferma che essa ha a che fare innanzitutto con l'abitudine da cui trae appunto il suo nome. L'etica, nel suo significato più appropriato e originario, corrisponde dunque al modo di stare al mondo e perciò allude a un radicamento, a un'appartenenza. L'etica costruisce un universo di significati, di ideali, di valori nei quali l'essere umano può abitare. Mi piace questa traduzione perché, facendo l'urbanista, mi occupo anche di abitazioni. Tuttavia l'etica oggi è in crisi. Una delle crisi, secondo me, più rilevanti è quella del rapporto con la tecnologia, perché sappiamo, qualcuno addirittura dice che il rapporto con la tecnologia, l'etica è morta e sepolta. Io non lo credo, pur essendo un ingegnere, però sicuramente una riflessione in questo senso è importante. Io da 10 anni ho attivato, anche grazie alla Fondazione Lanza, un corso di 30 ore di etica della sostenibilità ambientale. Credo che sia una delle poche università in Italia, se non l'unica, che ha un corso di etica per ingegneri, non per medici. Non è bioetica, è etica ambientale, ma partiamo con una riflessione generale sull'etica. E questo lo faccio perché voglio portare gli studenti e studentesse a riflettere su questo rapporto tra etica e tecnologia.
Dunque urge riprendere un ragionamento che parte dalla fatica di identificare lo spazio comune di radicamento e che porti alla responsabilità, perché la condivisione dell'universo di significati è compito intrinseco delle agenzie formative, non per annullare la diversità che è indicatore di ricchezza, ma per definire insieme lo spazio comune in cui abitare. Questa operazione implica relazioni. La relazione è fondamentale per la ricerca scientifica. Le comunità di scienziati crescono per relazioni, non nell'isolamento. Quindi l'approccio etico sta non nell'affermazione del particolare, ma nella ricerca della costruzione dello spazio comune mediante la relazione, assumendo come ipotesi che questo spazio comune possa essere costruito. Si pensi quanto sia rilevante questo, soprattutto rispetto al tema ambientale, ma non solo. Io credo quindi che l'università in Italia avrà un futuro se la comunità accademica saprà aggiornarsi rispetto alle sfide dell'oggi, se la politica saprà dare agli Atenei le risorse che consentono di svolgere questo compito con standard a livello dei paesi che fanno della formazione la leva per assicurare alle future generazioni un futuro dove le crisi non saranno risolte con i conflitti, ma con le costruzioni di spazi comuni in cui abitare in tutti i sensi. La parola ethos nomina la regione aperta dove abita l'uomo. Grazie. Grazie davvero a questo bellissimo intervento del professor Tira. In più occasioni lei mi ha fatto venire in mente un intervento di un mio collega che durante un consiglio di corso di studio proponeva di debellare dal linguaggio universitario termini del tipo erogazione, verbo del tipo erogare. Lui mi ha proprio dinanzi ai colleghi ha detto: io non sono un distributore di benzina. Lei giustamente ha declinato, no, le università come fari di civiltà, non semplicemente appunto come meri ambienti che appunto forniscono informazioni, competenze. L'università deve essere molto di più e quindi la ringrazio per aver messo in rilievo tutti questi aspetti. Last but not least, lascio la parola al professor Dughiero e la ringrazio fin da ora. Grazie mille, intanto buonasera a tutti, grazie per l'invito. Ma cercherò di essere breve perché ovviamente sono io che vi separo dalla cena. Però una prima riflessione la faccio su questi interventi dei miei colleghi, dicendo che forse la parola che non andrebbe più utilizzata all'università è anche valutare. Un bel libro è Valutare e punire, di Valeria Pinto, che dice che il modo peggiore di utilizzare la valutazione è proprio quello che viene utilizzato all'università. E io ho sentito parlare spesso di numeri, impatto, ranking. Ho l'impressione che, come dire, ci stiamo guardando dentro attraverso questa valutazione di numeri. Pensate che Einstein non passerebbe una SN. Cioè Einstein non sarebbe abilitato a diventare professore all'università italiana. Tanto per farvi capire come noi valutiamo il lavoro dei nostri colleghi e nostri. Tra detto questo, invece qualche numero lo voglio dare della nostra università per farvi capire quanto sia importante l'Università di Padova in Padova e viceversa. 70.000 studenti quest'anno, circa 2.500 docenti di ruolo, un migliaio, 1.500 se ricordo bene, studenti di dottorato, altrettanti assegnisti, circa 7.000 tra personale tecnico e amministrativo. Insomma, siamo una città nella città, circa 100.000 persone. No? Padova ne fa circa 220.000. Per far capire l'importanza dell'università, ma basta girare per le vie della città e in ogni via, in ogni strada, c'è un cartello con scritto Università di Padova. Anche dal punto di vista immobiliare il nostro patrimonio ammonta più di 1 miliardo di euro. Siamo forse solo secondi no, siamo primi, perfetto, va bene. Ma tanto per dirvi l'impatto, e quello che stiamo facendo è sempre, come dire, portare qualche valore in più alla città. Allora, la nostra collega parlava di public engagement. Lunedì concludiamo il nostro 800° anno, finiamo di celebrare gli 800 anni, cominciamo i prossimi 800, spero. Lo spero, perché spesso lo diamo per scontato. Ma io non sono convinto che sia scontato che l'università vivrà ancora così tanto. Quindi bisogna che facciamo una riflessione anche al nostro interno e capire se forse qualche, come dire, così,
idea di innovazione la dobbiamo portare anche all'interno di quello che facciamo. Dicevo, 800 anni, speriamo di farne altri 800, ma inaugureremo anche il nuovo museo dell'orto botanico. A maggio dovremo inaugurare anche il nuovo museo di Palazzo Cavalli sull'evoluzione umana, sull'evoluzione delle specie. Quindi, come dire, il nostro contributo nell'ambito culturale, insomma, del public engagement, ma anche nella sanità, perché la nostra università è importantissima anche da questo punto di vista, il policlinico, e tutti i laboratori di ricerca nell'ambito medico, insomma, si respira l'Università di Padova all'interno della città. Siamo fortunati. A mio parere lo eravamo ancora di più quando, in anni felici, eravamo anche attrattori di grandi talenti e di grandi scienziati. Io questo lo devo dire perché non lo siamo più così, cioè non siamo più così attraenti. E non siamo soprattutto attraenti, e questo non lo dico come università, ma lo dico come città e come territorio, non siamo più attraenti nemmeno verso i giovani, purtroppo. Ho sentito parlare pochissimo di giovani questa sera. L'università è fondamentale perché, oltre che formare i giovani, deve dare supporto anche al territorio per fare in modo che i giovani rimangano nel territorio dove colloca la loro alma mater. E devono rimanere o devono tornare perché sono la linfa vitale di un territorio. C'è lui oggi come giovane in questa conferenza, no? E invece dovremmo parlare molto di più ai giovani. Allora, con la nostra università abbiamo cercato di creare delle iniziative che potessero andare in questa direzione. E io in questi anni ho dato un contributo come prorettore all'innovazione. Trasferimento tecnologico è una parola che non mi piace, è proprio un contributo all'innovazione e ai rapporti con le imprese, non solo, ai rapporti con il territorio. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato di creare, come dire, di far diventare l'università un driver fondamentale per trasformare e per portare innovazione in città. E perché l'innovazione è importante? L'innovazione sicuramente non è soltanto quella che si immagina, no? Innovazione tecnologica, ma anche innovazione legata alla sostenibilità ambientale, legata anche ad attività sociali. Quindi è importante fare questo. Ed è importante perché, lo scriveva un nostro collega di Berkeley, un certo Enrico Moretti, perché l'innovazione è anche un moltiplicatore efficace di posti di lavoro ed è un grande attrattore per talenti. Quindi chi riesce a portare nel territorio di appartenenza proprio, come dire, attori che si occupano di innovazione, che fanno innovazione, sta portando anche in quel territorio talenti, sta portando in quel territorio giovani. Quindi è fondamentale questo. Quindi l'Università di Padova, il nostro territorio, ha contribuito attraverso la creazione, come dire, di luoghi di conversazione. A me piace chiamarli così, luoghi di conversazione. Luoghi fisici di conversazione, ma anche non fisici. Cioè creare delle occasioni affinché gli attori principali del territorio potessero incontrarsi e capire come operare per arrivare a diventare veramente un centro di attrazione per questi talenti. Lo abbiamo fatto. Abbiamo cercato di farlo lavorando ad esempio in alcuni settori, come quello di creare in fiera un nostro presidio. Voi sapete che in fiera c'è il nuovo centro di ingegneria, io ovviamente sono ingegnere anch'io, insomma, di ingegneria, ma abbiamo anche creato una struttura per portare le aziende a vedere come si fa innovazione in un ambito specifico, che è quello della digitalizzazione, ma abbiamo creato anche l'opportunità a tanti giovani di imparare a fare impresa. E sentivo parlare prima di come Maurizio parlava di elogio dell'ignoranza in senso negativo. Io invece, con una provocazione, dico che dobbiamo insegnare l'ignoranza. Cioè, spesso l'innovazione non si fa sulla conoscenza verticale. Io spesso lo dico alle aziende, insomma. Se si vuole veramente creare qualcosa di nuovo, bisogna non lavorare sull'incrementalismo. Che cos'è l'incrementalismo? Il migliorare quel pezzettino ogni volta sempre di più. Quel miglioramento del pezzettino ogni volta sempre di più ti fa sì migliorare, ti fa magari anche competere in un mercato, ti fa anche trovare
quella particolare innovazione in ambito sociale, però non è quello che ti consente di fare qualcosa veramente di nuovo, di disruptive. Per fare questo serve usare l'ignoranza creativa. E noi, quello che dico come universitari, come docenti universitari, è questo quello che dobbiamo, a mio parere, non ovviamente erogare, ma far apprendere ai nostri studenti. Essere ignoranti. Ovviamente con la consapevolezza che questa ignoranza arriva dopo la conoscenza, l'ignoranza che arriva dopo. Perché se io mi metto dentro al pozzo della conoscenza, calandomi dentro al pozzo, so sempre di più ma sempre di meno. Arrivo al fondo del pozzo che so tutto ma proprio di niente. E ho l'impressione che se fino a qualche anno fa questo modo di far apprendere ai nostri studenti poteva anche andare bene, ora non va più bene. E quindi bisogna che insegniamo. Noi lo facciamo con un'attività che a me piace molto, uno dei progetti che l'Università di Padova ho apprezzato di più, si chiama Contamination Lab. Ce l'avete anche voi, l'abbiamo fatto insieme, però in una modalità che vede appunto sfide che vengono lanciate a gruppi di studenti, e qua sono orgoglioso di non essere un politecnico. Perché? Perché i politecnici non hanno questa possibilità. Mi spiace, perché non è possibile ad un politecnico, in un politecnico, mettere insieme nello stesso team il filosofo, il medico, l'ingegnere, il sociologo, no? Noi lo possiamo fare, e devo dire che lì si esercita veramente l'ignoranza creativa. Questo è quello che succede. Però lo dobbiamo far apprendere questo ai nostri studenti. Queste sono chiamate soft skills, ma non sono soltanto soft skills, perché il far apprendere il modo di pensare in maniera proprio laterale è una caratteristica che sarà sempre più fondamentale nel futuro. Al punto tale che, diceva prima Maurizio che l'ingegnere di 30 anni ha usato per 6 mesi i libri che aveva studiato all'università, le competenze dell'università. E io dico che probabilmente nel futuro, probabilmente quelle competenze non saranno proprio nemmeno utilizzate, perché probabilmente non stiamo formando i nostri giovani per lavori che nemmeno noi sappiamo quali saranno. Paolo su questo mi può ovviamente insegnare, perché se ne stanno creando veramente di nuovi e noi stiamo invece facendo apprendere ai nostri studenti le modalità vecchie, le categorie vecchie. Allora, per me l'università va un po' ripensata, e va ripensata anche in collaborazione con il territorio. Qui vorrei proprio chiudere, perché così magari lasciamo un po' di domande al dibattito. Va ripensata in un modo un po', come dire, diverso, alternativo, molto più collaborativo con il territorio, molto più collaborativo anche con altre forme di istruzione e di apprendimento. Ad esempio, se devo parlare di ITS, c'è stata una battaglia tra ITS e corsi universitari professionalizzanti che non ha fatto bene al paese, perché siamo in ritardo sia con gli uni che con gli altri. Quando invece, lo dico, la mia università vede circa 1000 abbandoni di studenti all'anno, parlo di solamente di ingegneri, su 4000 matricole 1000 abbandonano. E dove li piazziamo quelli? Magari sono risorse che potrebbero essere utilizzate benissimo in ambiti diversi. Quindi va ripensato anche questo, come va ripensato, questo era Lancia Paolo che si occupa di lavoro, va ripensato anche il modo di valorizzare lauree triennali, magistrali e dottorati di ricerca. Non ci possiamo lamentare di essere il paese con il minor numero di studenti, di giovani laureati o di giovani dottorati, se poi un giovane laureato o un dottore di ricerca si sente offrire un salario che non ha nessuna differenza con chi laurea non ne ha o dottorato di ricerca non ne ha. Su questo bisogna fare delle riflessioni, perché se il nostro paese non è in grado di premiare il merito anche da questo punto di vista, facciamo fatica poi a convincere i giovani di laurearsi o di prendere un titolo di dottore di ricerca. E finisco, questa era una riflessione un po'... E finisco dicendo che, di nuovo, le università devono essere, come dire, promotrici della creazione di quelli che una volta si chiamavano salotti di conversazione, no? Madame de Rambouillet,
o lo Junto Club di Benjamin Franklin, e mettersi a disposizione. Guardate che è un passo importante, perché le università spesso sono state sempre considerate, lo erano, e lo sono, come delle torri d'avorio, dove c'è il sapere, e il sapere non si può confondere o contaminare con la pratica, non è così. Non è più così, non deve essere più così. Quindi quello che dico è che le nostre università devono, per forza di cose, perché ormai è una necessità, mettersi a disposizione del territorio, creare questi luoghi di conversazione. Il linguaggio non è ovviamente facile da usare con chi magari non conosce il nostro ambiente, ma lo sforzo lo dobbiamo fare noi. E sicuramente potremo dare un contributo molto più importante, anche senza essere collocati nelle migliori posizioni dei ranking internazionali. Anche al professor Dughiero, credo che proprio questo necessario ripensamento delle università necessiti innanzitutto l'adozione, mi verrebbe da dire, una prospettiva dinamica, di un vero e proprio dinamismo, no? Di un ripensamento che può avvenire solo in rapporto appunto con il tessuto cittadino, con le istituzioni politiche, che però deve appunto partire dagli ambienti universitari. Purtroppo il tempo è nostro tiranno e non è rimasto alcuno spazio, anche Simone Morandini mi fa no con la testa, e questo per me è un grande dispiacere, però vorrei lasciare la parola a Don Lorenzo Celi per un saluto. Desidero dire grazie per questo importante momento, addirittura desidero esprimere il mio grazie per questo importante momento che ci ha visto confrontarci su tematiche di così alto spessore. E mi è piaciuto molto anche il richiamo, professore, che lei ha fatto al verbo abitare, perché vede che l'abbiamo scelto anche come motto per il trentennale di Fondazione Lanza, che si colloca in una posizione, diciamo così, molto particolare tra l'università, la società e la Chiesa di Padova. Un luogo pensato proprio per creare possibilità di incontro, per favorire questa dimensione del dialogo per il bene della città, per la costruzione di un'etica civile che contribuisca al bene comune. Vi ringrazio per l'apporto che avete dato con le vostre conoscenze, ma soprattutto anche con il vostro modo di vivere, il vostro impegno professionale di docenti, di ricercatori. Credo che questo sia un valore aggiunto che possiamo dare anche a questa nostra città di Padova, che riconosce nell'università proprio non soltanto un luogo di sapere, una torre d'avorio, ma una agorà da abitare. E mi piacerebbe proprio che queste occasioni che sono nate di confronto e di dialogo in occasione dell'ottocentenario del nostro Ateneo potessero diventare proprio un modulo che si ripete e un'esperienza di condivisione che favorisce proprio questo impegno comune. Per cui grazie davvero, e i prossimi appuntamenti che ci aspettano, mi pare alla fine di questo mese, il 22 febbraio, primo giorno di Quaresima fra l'altro, per cui arriveremo anche digiunati, ecco, ancora con maggiore voglia di ricevere cibo culturale, ecco, e poi martedì 7 per il momento conclusivo di questi incontri, ma soprattutto ecco poi il 17 marzo, il 21 aprile con i dialoghi, i seminari all'interno del progetto Etica e Medicina, e l'evento conclusivo del progetto il 27 aprile, una maratona grande che ha attraversato il 2022 e il 2023 e che ci ha visto proprio insieme. Grazie.